Ciao ragazzi, io sono Red e come promesso ecco qui il mio primo video gameplay. Spero vi piaccia, spero vi interessi, vi spiegherò esattamente perché mi muovo in una determinata maniera e in generale vi farò vedere il gameplay sostanzialmente di io che gioco. Bando alle ciance, ciancio alle bande, partiamo! No, ma voi pensavate che giocassi a soft air? Ma no, ragazzi, gioco a COD, MV. Bene, dopo questa gag pietosa, come avete intuito, giocherò a Modern Warfare, non a soft air. I video di gameplay, ripeto, arriveranno, ci stiamo lavorando, bla 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 bla, è più lunga e complicata del previsto. Intanto godetevi questo bellissimo gameplay di Modern Warfare in cui gioco secondo le regole di ingaggio del soft air. Giocherò quindi senza correre, senza fare dei 360 col cecchino no scope, giocherò in veterano e utilizzerò tendenzialmente le armi che uso anche nella vita vera. Mi muoverò in maniera tattica, non correrò per la mappa come un babbuino, cercherò di essere il più cool e preciso possibile. Sono una sega, non arrabbiatevi, quindi passiamo al video. Bene, stiamo cercando una partita in veterano. Vi ricordo che io non potrò correre, scivolare, saltare, arrampicarmi su delle superfici. Ho appena visto una lobby di Dominio Garrunner che mi fa venire gli sgrisori e soprattutto muovermi troppo velocemente, al che ho la sensibilità a 6. Comunque ho la sensibilità a 6, che è molto bassa per me, quindi sarò molto lento e molto impacciato. Tenendo conto che in questa lobby ci sono 3, 5, 6, ecco perfetto, tipo 8 persone con mouse e tastiera, sono sicuro. No ragazzi, sento già paura dentro di me. Allora prendiamo il nostro fedele chilo e cerchiamo di fare le cose fatte bene. Corriamo, qui in questa superficie posso arrampicarmi perché è bassa, non posso arrampicarmi su degli scatoloni però, per esempio. Apriamo le porte piano, direi che non sono ancora arrivati lì. Ok, qua dentro. Okay. Tutte le volte che entro in sto cunicolo mi devo cagare in mano perché ho sempre paura di beccare uno. Ok, per fortuna che sono stato più veloce di lui. Ce l'avevo dietro, non l'avevo sentito ma non ero convinto. È perché non posso correre, non posso scattare, devo aprire le porte piano. Non posso arrampicarmi di sopra come farei di solito. Cerchiamo di fare l'angolo a torta. Questo qua l'ho mancato tantissimo perché ho la sensibilità molto bassa, ma va bene. Vabbè, ma tu che giochi sdraiato non hai vergogna di te stesso? Qua c'è qualcuno che corricchia. No, qua lì è morta, lì è morta. Cosa avevo detto? È fastidiosissimo, ragazzi. È veramente insopportabile perché mi sento ritardato a giocare così. Ok. Stava fermo ad aspettare, volevo tirare la granata ma non l'avevo visto. Perfetto. Proviamo a cambiare lato perché tanto da lì non si va. Non posso correre. Potremmo provare a passare più larghi, Ok. Ah, guarda, proprio al piedino t'ho preso. Quello era alleato. Ah, ovviamente l'altro problema è che prima di sparare devo essere sicuro A, di vederlo, perché non è molto semplice con questo, con queste inquadrature, e B, di essere sicuro che sia nemico. Tipo quello è nemico sicuro. Vai. Ecco qua. E quanto è piacevole questo fiumiciattolo. Allora, sanno sicuramente che sono qua. Facciamo uno scatto. Stop. Controlliamo due, siamo in vantaggio. L'altra cosa è che ovviamente non posso muovermi inchinato così perché è completamente surreale. Nessuno riesce effettivamente a muoversi in quella maniera, capite? Quindi non posso neanche muovermi lentamente come vorrei. Proviamo a buttarci qua un attimo. Stanno catturando Bravo. Sono tutti su B. Teniamoci il muro dietro. L'ho mancato tantissimo.
Stavo per fare un collateral assurdo. Perché hanno la mira del Sir? Perché io sono bloccato a muovermi come un tacchino? Stavo whinando e non l'ho visto arrivare. Stiamo perdendo, io ho 9 kill. Ho paura di vedere quante morti ho fatto. Stupido. Abbiamo perso, bravo. Vabbè ragazzi, è un mostro questo. Predicta qualunque cosa. Se lo prendo rido tantissimo. Cazzo. È ancora là quel cane. Vabbè ragazzi, ma perché mettono il turbo? Qua devo correre per forza, se no sono morto. Allora adesso giro l'angolo, nessuno. Mi butto qua dentro. Qui sono obbligato a camminare piano. Vabbè ok, posso correre. Là dentro o c'è qualcuno o c'era. Vabbè, ma quello che sta sul tetto sono noi. Usalo Yavirra. Quanto sono una borega. Non mi posso arrampicare. Proprio, cioè smetti di concentrarti perché sei troppo lento, non riesci a girare e questi qua hanno cominciato a farti il culo, È inutile prendere le bandiere per noi perché il nostro obiettivo è fare e chiudere in positivo. Andiamo piano, guardiamoci bene intorno. Cioè, muori stupido. Ragazzi, cioè, vabbè, lì dovevo mollare la mira, però comunque vi rendete conto, no, di quanto è lenta la cosa. Nemico, magazzino. Bravo, siamo riusciti a prenderlo a V. Silenzio tutti, che forse non è detta l'ultima parola. Forse riusciamo a chiudere in positivo, l'ho visto. È saltato là. Dai, su, regalamelo. Granata partita. Guarda, ma è... Ah, alla fine, Vez. Allora, leviamoci da qua. Ok. Dai così. Che qua ci possono prendere da più punti, anche da là. Se mi sporgo ulteriormente va a finire male. Proviamo a vedere se... Ah, a sto giro no, brutto scemo, eh. A sto giro no. Non so quante kill sono. Ho il Vitol. Ragazzi, ho preso il Vitol, sono un eroe. Non frega niente, ho tirato il Vitol, ragazzi. Sono riuscito a tirare il Vitol in questa modalità, è incredibile. Poi, tra l'altro, ho appena notato che è finita la partita, quindi è pressoché inutile aver tirato il Vitol. Perfetto, Vitol alla fine partita, buttato nel cesso. Ragazzi, questo è quanto. È una modalità molto complicata da giocare, però ti dà dei gusti. Cioè, quando riesci a fare delle azioni dove veramente ti muovi al resto... ti piace, è gustoso. E niente, 17-14, l'abbiamo chiusa in positivo. Sembrava impossibile ma ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro abbiamo fatto meglio degli altri, principalmente perché abbiamo giocato come dei cancretti. Io vi ringrazio e noi ci vediamo sabato con un nuovo video. Stay angry.